dispiace un po' perché hai cambiato casacca in questa fine primavera, inizio estate, appunto dal San Gregorio che faticosamente, forse anche troppo, in base a quello che era la scorsa stagione, si è salvato mantenendo la categoria. Si è passato al Real Città di Paternò, che invece dalla prima categoria ha vinto e passa in promozione. No. L'allenatore è una gloria del calcio catanese, qual è Angelo Busetta? Conosciamo tutti, penso, in Sicilia. Niente, brevemente ho deciso di cambiare casacca dopo 2 anni vissuti bene a San Gregorio. Secondo me non ha una motivazione precisa, perché i colori rossazzurri mi stanno meglio in faccia rispetto a quelli di prima. Sì, questa potrebbe essere lo vedevo un attimino titubante. Comunque 2 anni, però hai detto tu, sì. Positivi, però che sono stati però abbastanza difficili e contrastanti. Il primo anno una retrocessione amara, perché amarissima. Non c'è stata mai discussione su quel campionato. No, assolutamente no. Invece posso dire che la prima parte della stagione parlo della prima stagione, sì, di eccellenza, era, sì, stata, diciamo, chiamiamolo quasi un miracolo calcistico. La squadra aveva fatto 18 punti nel girone di andata, vincendo tra l'altro anche con squadre come il Siracusa, il Vittoria. Poi è stato un disastro, un crollo verticale nel girone di ritorno. Intanto vediamo la grafica con Luca Taormina, che ha vestito le maglie di Trecastagni, Grevina, Pedara, Brontaci, Sant'Antonio, Tremestieri, recentemente proprio quella giallo-blu, che ti ha permesso di mantenere la categoria grazie ad un tuo compagno di squadra sia di ieri che di domani, cioè Luca Bracciolano. Esatto, all'89esimo ci ha salvato e ha permesso alla squadra di mantenere la categoria. Io direi che questo è quasi un miracolo, nel senso che all'89esimo è un miracolo sportivo, questo è quasi un miracolo praticamente. Aggiunge i connotati del quasi miracolo, ma che poi alla fine, insomma, meritato sotto certi punti di vista. Il Cittadino Andazzo andò con grande fatica a disputare quel play-out, ricordo, con ben 4 squalificati. Sì, sì, sì. Mancavano 5-6 soprattutto. Elementi di spessore. Ricordo che forse il Cittadino Andazzo aveva 2 risultati su 3 disponibili, eppure è andato a all'ultimo minuto che a Randazzo, e poi mi ricordo abbandonati tutti i giocatori dalle mogli, che sto scherzando, però la sfortuna è stata praticamente. Noi avevamo preparato la partita in maniera era molto molto positiva. Ricordo quel frangente degli ultimi 25 giorni prima della partita, siamo allenati, si può dire, benissimo, tutti i giorni, comprese le domeniche, grazie al mister Gaetano Bellianzi, che saluto, e abbiamo preparato la partita mentalmente al massimo. Loro erano, sì, privi di 4-5 giocatori fondamentali, molto importanti, fra questi il numero 9, Marco Sacullo che ora sarà un giocatore adrenita. Luca, ovviamente presentazione te, presentiamo Umberto Cirigliaro, che per il quarto anno consecutivo vestirà la maglietta del Belpasso, ed è un momento importante perché tu, Umberto, ormai ti sei fidelizzato alla squadra del presidente Minervini, tale da diventare probabilmente per te la tua seconda squadra dopo i ben 6 anni passati nel Catania Calcio. Qua vediamo intanto, sì, una bella foto, esatto, con te. Io ti ho etichettato, noi della redazione IB Press, giovane promessa rossa-azzurra, perché classe 91, temperamento abile tra i pali, diciamo che hai vissuto una prima parte calcistica che tentasse, soprattutto era con molte ambizioni nel calcio che conta. Poi spiegaci un po' anche tutto il tuo trascursus, e poi chiaramente parliamo di Belpasso, la cosa più importante. Sì, sì. No, ma è stato... Guarda, dopo l'ultimo campionato primavera, il terzo, dove tra l'altro ho avuto il piacere di giocare con gente che oggi fa le categorie. Professionismo. Di misurarmi con gente che comunque oggi calca palcoscenici più importanti. Ricordo quell'estate, uscimmo col Milan ai quarti di finale, a tempo scaduto, noi all'89esimo, dopo aver vinto. Il calcio dai e toglie. Dopo aver vinto in casa, appunto, a Belpasso. E niente, ricordo di aver trovato, quando fu l'accordo attraverso il procuratore per andare a Roma con la Cisco, preparazione, poi mi richiamo allo Monaco per riscendere giù e andare a Marsala. Sì, ed è lì un momento, tra l'altro ci conobbimo proprio in quel momento, che tu andasti a Marsala, quell'anno, spiegami un po' quell'anno, le emozioni vissute quell'anno, e poi però c'è stato un momento di stasi, ecco, secondo te cosa non è andato? No, non è che non è andato, diciamo che quando i risultati non vengono, soprattutto in quarta categoria, quando non hai...
non hai certezze, non hai sicurezze, i risultati scarseggiano, succede che la squadra viene smembrata e la maggior parte di noi quell'anno andarono a casa e riuscirono a salvarsi anche loro alla penultima giornata. E qui abbiamo comunque un ragazzo che ha tentato e ha raggiunto livelli importanti. Poi succede per Emilio anche che spesso e volentieri il giocatore siciliano, quando accarezza il sogno, spesso lo perde però con sua stessa proprietà e scelta. Mi chiedevo infatti su un passaggio importante che aveva detto lui, mi richiamò lo Monaco per andare a Marsala, se rimpiange ancora quel momento in cui ha ripreso di nuovo il vettore per tornare a Catania e andarsene poi a Marsala. Fossi rimasto alla Cisco, che se non sbaglio faceva Lega Pro ai tempi, praticamente. Sì, pezzo importante. Forse, con Baiocco, portiere. Guarda, richiamare tra virgolette, perché non è stata una richiamata. Non possiamo parlare di richiamare. È stata un'imposizione. Una forzatura. Anche perché a quei tempi avevano stretto loro un legame con la società Libertadores. Sì. Senti, no, Umberto, parliamo di Belpasso, quarto anno, e te hai tutta la voglia di rimanere. Vengo, se lo Monaco, però, insomma, di memoria di questi fatti, lo avesse chiamato magari a Messina, probabilmente il Messina non sarebbe retrocesso ai playout con la Regina all'ultimo minuto a Messina. Magari. Sì. Di disgrazie assolute in Tra l'altro, poi si parla anche che la Regina poi retrocede. Poi subito dopo per il fallimento della società, e quindi non c'è nemmeno una cosa che la Regina possa continuare in Lega Pro. Hanno salvato l'onore, ma pare che chissà, forse che il Messina magari possa restare in Lega Pro. Ripescato in Lega Pro, ma la Regina quindi è ufficiale, quindi dovrebbe esserci il lodo Petrucci che scende di una categoria e quindi pensate, danno beffa difficile da ingerire e soprattutto difficoltà nella costruzione. Da ingerire per il Messina, come disse Oronzo Canà, come insomma inghiottire una tonnellata e mezza di escrementi, e lo ripetiamo sempre che non è per nulla semplice. Umberto, quindi questo Belpasso, guarda, per me è il quarto anno dopo una promozione, poi i problemi economici della società che ci hanno costretto a ripartire dalla prima categoria, dove il primo anno ci siamo salvati, l'anno scorso abbiamo trionfato in Coppa Sicilia. Amaro purtroppo è stato il risultato finale del campionato, dove a mio modo di vedere potevamo fare abbastanza di più. Senti, io prima di passare in pubblicità e poi riaffrontare gli argomenti delle nostre dei nostri ospiti, ti chiedo, perché ho pescato, no, una tua intervista ho trovato sul web, la chicca è proprio questa. Ti chiedevo il tuo portiere di riferimento, il tuo idolo, vedevo Sebastian Frey e Angelo Peruzzi. Sì. Ma che cos'è che ti suggerivano questi due icone del calcio, soprattutto di tanti anni fa? Chiaramente forse lo potresti anche aggiornare, soprattutto in Peruzzi, persone magari fisicamente più simili a me, non statuari, non giganti, però esplosivi. Tyson, ricordiamo, sei classe 91. Sì. Cioè, Peruzzi forse appendeva i guanti al chiodo nel periodo in cui proprio lui nasceva, quindi mi sembra un po' Peruzzi è stato un grande portiere fino al 2000 abbondante. Mi sa che hai avuto un abbaglio grosso. Un abbaglio grosso. Quello era Tacconi, forse. No, ma forse Peruzzi è campione del mondo nel 2006. Lui, Amelia, come passa il tempo? Voglio dire, troppo poco. Anche forse, tu recentemente, tanti auguri anche a Emilio Recepi. Grazie. Devo dire, tra le altre cose, che forse nel 91 Peruzzi fu legato ad una situazione di calcio scommesse, di doping. Fu squalificato inconsapevolmente perché ha preso una medicina che non doveva prendere. Con la Roma, Lazio. Scusate. E poi tre rigori parati a Bari? Sì, li ricordo tutti ancora. Come si fa a parare tre rigori in una partita? Ma non lo so, quel giorno qualcuno mi ha dato una mano. La domanda nasce spontanea, è una questione di palla o di culo? Però penso un po' entrambi. Ricordi bene a chi ne parati? Certo, sì. Visconti e due ad Infimo, che ora ha appena firmato a Siracusa, se non erro. Primavera del Bari. Benissimo. Caffè, chiaramente c'è un'offerta. Nei 90 minuti è una cosa rara che si era. Senti, una domanda la posso fare con un portiere, perché sai, io ho fatto spesse volte radiocronache e ogni volta ho commentato dei gol come un momento entusiasta, un momento bello, però un momento bello c'è anche un momento triste, cioè il portiere. Esattamente, la famosa solitudine dei numeri primi. Di uno, esatto. Ma un sondaggio sarebbe bello, insomma, fare a un portiere: quando prendi un gol, cosa pensi? Cavolo, ho preso un gol, oppure la difesa sta sempre lì a guardare in bambolata? Potevo fare meglio. Dovevo andare a comprare il formaggio al supermercato, oppure che cosa? Cosa pensa un portiere quando prende un gol? No, più che altro cerco di mantenere la tranquillità fra i compagni e
e mantenerli concentrati sulla quindi gara. Non dici niente, ma cosa pensi? È quello che... E poi ci sono spesso anche i... Non si può dire. Non si può dire, vero? Spesso il classico, la classica scena, tutti che se ne vanno e il portiere rimane là, che non è proprio una cosa bella. Il ruolo del portiere è comunque il più difficile in assoluto. Sì, comunque dopo aver preso un gol, deve riuscire a mantenerti in partita e molte volte non è facile. Cioè, se il portiere perde la concentrazione, poi è arrivato a un certo punto, è finita. Non è come un attaccante che sbaglia un gol e allora pensa all'prossima azione. L'anno scorso tu hai giocato con Fabio Calabretta, è stato un portiere che comunque ha fatto bene a San Gregorio. Sì. E con Danilo Cascisi anche Cladland Juniors. Grande, sì. L'anno scorso comunque eravamo, da questo punto di vista, siamo stati fortunati. Avevamo Fabio, portiere di esperienza, ottimo portiere, ha fatto una grande stagione. Danilo, che è il nostro portiere juniores, anche lui quando è stato chiamato in causa, soprattutto nei primi frangenti di Coppa Italia, di Coppa, è stato chiamato, è stato sempre chiamato e si è sempre espresso in maniera positiva. Da questo punto di vista anche noi eravamo molto, molto fortunati. Benissimo, io direi, Emilio, che il primo break ci tocca di diritto per poi però tuffarci, senza fermarci chiaramente, su quelle che saranno le amichevoli. C'è un carnet abbastanza robusto di amichevoli per tantissime squadre del calcio dilettantistico, anche perché i raduni sono partiti e di conseguenza si progettano e si vedono già i primi risultati sul campo di quelle che sono le squadre, i ritocchi da fare e capire anche come si sta, cioè in campo. Quindi vedremo tra non molto. E poi oggi dicevamo a microfoni spenti, si sapranno ufficialmente chi verrà ripescato, insomma, la formazione forse dei vari campionati. E chi balla soprattutto, perché c'è l'altra metà del Real Città di Paternò che sta veramente male. Allora, ci fermiamo, pausa, torneremo in diretta tra non molto, ci sarà un'altra mezz'ora ricca, abbondante di calciomercato. A tra poco. Universal. Siamo in onda. 15:38, tornati ancora una volta in diretta, seconda parte di Calciomercato con Bipress, Franco Casicci e non solo i suoi ospiti. Ed entriamo in argomento, stiamo parlando un sacco a microfoni spenti. Di un argomento che forse fa ai più anche discutere, probabilmente è un momento anche di confronto, di tavolo tecnico, perché non si parla poi strettamente di calcio a quel punto, Emilio, ma si parla anche di leggi del calcio. Parlavamo a microfoni spenti di strategie, perché anche spesso chi vince è perché anche ce li ha tra le proprie fila, di under. Però non vorrei troppo divagare, perché questo è un argomento che potrebbe davvero toccare anche ore e ore. Quindi un commento da parte vostra, Luca Taormina e Umberto Cinigliaro: è proprio vero che nel calcio dilettantistico vince chi ha gli under forti? Sì, secondo me sì, perché comunque sia parliamo di 3 giocatori su 11. Quindi, e anche panchinari, aggiungo. Infatti, 6 con la panchina. Quindi è ovvio che 3 giocatori possono cambiare l'ago della bilancia da un momento all'altro. Quindi è ovvio che chi ha i 3 giocatori under forti è più avvantaggiato rispetto all'avversario. Luca, però un giocatore grande, un senatore di una squadra che possibilmente in uno spogliatoio dà quella parola in più, oggi come oggi all'under lo sprona o lo demotiva? No, secondo me non mi dare risposte diplomatiche. No, io sai, c'è un po' di nonnismo, c'è nel calcio. Mi conosci bene, io sono uno a favore, soprattutto nello spogliatoio dei ragazzini. Sono uno che, diciamo, un secondo papà. Sono stato sempre così. Il senatore è stato under. Io sono stato under, e sicuramente mi ricordo che quando ero under c'era tutto un altro comportamento da parte dei grandi. Poi sono cresciuto con della gente. C'era anche un altro comportamento da parte tua, però, rispetto ai grandi. Esattamente, sì, non mi sono mai permesso di rispondere. Ecco. Invece oggi è tutta un'altra storia. Si viaggia ormai. Posso essere un po' polemico, scusami, se dobbiamo essere. E vince chi ha gli under più forti o meno scarsi? Allora, sicuramente sei proprio molto bene. Vince chi ha gli under con più personalità. Questo è poco, ma è con più malizia. Umberto, nell'inizio, proprio inizio di programma, abbiamo parlato del fatto che tu eri uno juniores e quindi di conseguenza hai giocato con i juniores anche più importanti. C'è un esodo di giocatori importanti.
proprio giovani. Questo significa che cosa? Che gli juniores forti non transitano da Catania, o semplicemente che c'è una, come dicevi anche a microfoni spenti, un esodo tecnico, cioè che i migliori se ne vanno a giocare nelle primavere delle squadre importanti? Ma ti ripeto, se tu trovi un ragazzino forte è difficile che lo vedi giocare in queste categorie. Non ci sta in promozione un 96, un 97 che magari già è stato tocchiato da qualche società più importante che l'ha portato fuori da qua, anche perché attualmente la situazione dei settori giovanili siciliani non consente investimenti a favore dei giovani. Hai visto tu per caso procuratori avvicinarsi a questi giovani talenti, riempire la testa piena di chiacchiere, per dirla in siciliano, l'uomo delle stelle? Esatto, il procuratore è una figura che ormai sta andando anche a rovinare un po' il calcio, perché non cura gli interessi del giovane, ma cura i propri interessi collegati a quelli della famiglia, perché la famiglia è diventata praticamente, si aggrappa al figlio per andare avanti. E spesso e volentieri ci sono proprio questi conciliaboli con i genitori, noi siamo degli affiliati Juventus, noi siamo affiliati Milan, Inter, insomma, che dirsi voglia, il campione in casa. Però portarlo via secondo me da qua è una soluzione consigliata. Ti allontani dalla mamma, ti stacchi dal grembo materno e prima di tutto diventi uomo, se non diventi calciatore. Direi. E col pensiero secondo me è andato quando ha fatto il provino con la Cisco, Roma. Esattamente. E parliamo un po' di amichevoli. Giocano le squadre del calcio dilettantistico e del calcio catanese, chiaramente non. Vediamo anche un po' di elenco di partite che si stanno disputando, ed oggi ce ne sono anche due molto interessanti, perché a Torre del Grifo si sta tenendo, o meno si terrà tra poco più di un'ora, cioè alle 17, il match tra Sicula Leonzio e Acragas, la neopromossa in Lega Pro l'Acragas di Nicola Legrottaglie contro la Sicula Leonzio, promossa invece in Eccellenza. Quindi sarà un momento di confronto ovviamente per le due squadre, la squadra bianconera, la squadra bianco-blu, la squadra dei giganti, come è stata soprannominata. Oggi ci si gioca anche però allo stadio Orazio Reiti di Biancavilla la sfida tra Acireale e Biancavilla, persa nella nostra slide. Poi una serie di partite molto interessanti, per esempio allo stadio dell'Etna c'è Adrano-Siracusa, si chiude sabato con Igea Virtus Due Torri. Questa è una sfida che sarebbe molto interessante, chiediamo poi anche ai nostri ospiti, perché il Due Torri è in Serie D, l'Igea Virtus sta programmando una buonissima squadra per fare la voce grossa in Eccellenza. Poi la Sicula Leonzio torna in campo col Trecastagni, poi c'è Siracusa Truina, Biancavilla, Sporting Taormina, domenica 9 poi scende in campo anche la C Sant'Antonio, precedentemente Marco Coppa, e via discorrendo troveretevi una serie di amichevoli fatte. Per rivedere invece il Real Città di Paternò di Angelo Busetta e di Luca Taormina, qui dobbiamo aspettare post Ferragosto, perché c'è Acragas Real Città di Paternò. Esatto. Sì, la prima, diciamo, importante amichevole sarà svolta subito dopo Ferragosto con l'Acragas. Fino ad allora, diciamo che faremo solo dei test interni con, diciamo, delle amichevoli in famiglia. Fino ad allora niente di ma vi dovete preparare bene, perché quella sarà una partita tosta. Ovviamente, sì, sicuramente, ma già ci stiamo preparando abbastanza bene. Abbiamo cominciato infatti una settimana prima degli altri la preparazione, abbiamo iniziato lunedì 27, quindi in teoria siamo una settimana avanti al resto della promozione. Sì, perché poi difatti i raduni sono iniziati lunedì 27, chi ha iniziato poco dopo, per esempio il Belpasso, Umberto, ha iniziato proprio ieri allo stadio San Gaetano, radunandosi con un gruppo nutritissimo, eravate oltre 30, noi c'eravamo, agli ordini di Alessandro Di Maria. Voi scenderete in campo, Umberto, correggimi se sbaglio, mercoledì 12 in un triangolare anche abbastanza interessante con Biancavilla e Adrano. Sì, una serie di derby del luogo. Quest'anno abbiamo cominciato rispetto ad alcune squadre una settimana dopo, ma c'è da dire che l'ultima nostra gara è stata giocata il 28 di maggio e non una data, diciamo, comune. Voi avete posticipato i programmi, perché di fatti i programmi si sono chiusi con voi e con Scordia, che erano le uniche due squadre impegnate. Era il Sant'Emilio Martire il 28 di maggio, onomastico. Si sono divulgate. Direi di prolungare questo discorso soprattutto sulle amichevoli, per dire come si programmano questi primi giorni di raduno, sia per te che per Luca. Umberto. Guarda, ovviamente è inutile dire che all'inizio non è importante il risultato, ma è mettere benzina sulle gambe. Non quanto per noi portieri, ma principalmente per i ragazzi che hanno bisogno di minuti.
Per il resto, tu hai un preparatore dei portieri che è molto meticoloso ormai, sì, da diversi anni, vogliamo anche ricordare, soprattutto per la sua metodologia. Guarda, l'ho conosciuto qualche anno fa, non ti nego, quando è venuto a trovarci, quando ancora facevo parte della Primavera. Poi ho avuto il piacere di lavorarci l'anno scorso e devo dire che è una persona preparatissima, con una lunga esperienza, perché ha calcato campi come la Serie B, la Serie C, e non si scherza. Chi è? Ferrone, Antonio Ferrone. Antonio, non avevamo detto ancora il nome. Sì, sì, Antonio Ferrone. Secondo dei programmi che comunque lui prepara accuratamente, è riuscito a rimetterci in linea e a far dare il meglio. Luca, invece da parte vostra, chiaramente i primi giorni, Busetta torna in campo con che stimolo? Come l'hai visto? Ma è uno dei professori del calcio dilettantistico. Sì, secondo me in questo momento è il must a livello regionale. È uno degli allenatori che ha vinto forse più in assoluto a livello regionale, comunque sia, come dicevo. Ma sai cosa si diceva di Busetta quando allenava Giarre? Praticamente è interessante come allenatore perché ha la lucertola in tasca. Ah! Cioè significa che per via della sua fortuna, della sua fortuna. Bene, bene. Ma non solo, io sto avendo il piacere di conoscerlo quest'anno, e tra l'altro sottolineo, è stata una delle mie motivazioni per cui ho accettato Paternò. Ero curioso di essere un suo giocatore, e la sua metodologia di allenamento è indiscutibile. E abbiamo iniziato, come ti dicevo, una settimana prima. È stata una sorta di preparazione, come dicevo prima. Luca Bracciolano, a Real Città di Paternò, come lo vedi? Tonico, dopo i 20 gol. Quella è, Luca Bracciolano è una sicurezza. Una sicurezza. Non si può discutere neanche lui. Senti, parliamo invece di problematiche che affliggono il nostro calcio, e ovviamente con questo ci riferiamo anche e soprattutto alle amichevoli del calcio e alla disputa di questa stagione 2015-2016. Allora, si parla sempre di squadre che rischiano di affondare, poi probabilmente riemergono, però bisogna vedere poi come rimangono a galla, cioè se rimangono comunque nelle condizioni di poter essere solide nella stagione. Tra queste il Paternò, e ti chiedo perché tu a Paternò dovrai disputare una stagione e c'è un'altra parte, come diciamo, sì, appunto l'altra, sì, faccia, sì, della medaglia. Ecco, ti dispiace vedere che una squadra che ha fatto la C1 è ovvio, affondi? È ovvio, sì, perché comunque il Paternò fa parte del nostro patrimonio calcistico, quindi vedere una squadra, anche se parlo dell'altra sponda di Paternò, è sempre la squadra, è stata sempre la prima squadra di Paternò e comunque fra le più titolate nel nostro Interland, nell'Interland catanese. Da quello che si può prendere nei giornali sembra che sia in procinto di non iscriverli. Serve Milo una fideiussione che oggigiorno mi sembra sia abbastanza importante, no? Circa, sì, ballano 7.500 euro. Questo rientra un po' anche, non è che sono miliardi, però ma purtroppo rientra in una forma di polemica che spesse volte, sai, in diretta bisogna prendere con le pinze, che è quello dei soldi che sono ormai finiti nel calcio dilettantistico, anche se secondo me dovrebbero essercene molto meno, perché sennò dovremmo togliere la parola dilettantismo in queste categorie. E poi sul fatto e come lo dovremmo chiosare? Beh, sicuramente come calcio minore, ma non sicuramente come calcio dilettantistico, scusate il termine, perché il dilettantismo è un'altra cosa. Io faccio una cosa perché perché mi piace farlo. Io spesse volte sento parlare i tuoi ospiti, ma anche quelli di oggi. La domanda che mi viene sempre a livello provocatorio da fare è: ma mai nessuno a casa vi ha detto quando inizi realmente a lavorare? Ti vuoi fare una famiglia un giorno? Perché se io dicessi una cosa del genere, sì, ti fa capire come in realtà forse la famiglia non ritiene quel tipo di calcio una professione, e forse chi fa calcio dilettantistico ritiene quella una professione. Umberto, allora la parola dilettantismo bisogna Umberto togliere. Tu che sei un 91 non hai perso le speranze, e io mi auguro che chiaramente tu non le perda, cioè chiaramente che col calcio tu continua a vivere di sogni da una parte e poi di presente. No, ma ti ripeto, per me io lo confermo come posto lavoro, perché tornato da Marsala ho avuto una grande opportunità di lavoro che ho colta al volo, e ancora ero giovane, ancora ero abbastanza, si parla di ventenne. È andata bene, fondamentalmente non rimpiango nulla, perché riesco a portare il pane a casa ogni mese, in più mi diverto con gli amici. Ecco, guardiamolo così allora. Ecco, penso che a questo punto, Luca, sei d'accordo? Possiamo guardarlo così. Dal punto di vista non nutriamo false speranze. No, no, no.
Ma dal punto di vista dei giocatori, però, perché i dirigenti però devono metterci il massimo dell'impegno. Esatto, è ovvio. Mi dispiace però vedere alcuni amici, colleghi che magari portano avanti le famiglie ancora con l'eccellenza, questo, esatto, la Serie D, sì, a inseguire stipendi. Però sai, quando una lega, quando un campionato ti chiede la fideiussione, soldi per l'iscrizione, a quel punto realmente ti viene la rabbia dentro per dire: scusa, ma qua ci stiamo in fondo divertendo e stiamo creando qualcosa di buono anche per questi giovani. Si potrebbe anche discutere infatti di abbassare probabilmente le pretese, esatto, chiediamo le 1.500-2.000 magari, che e so, magari forse avere le famose 16 squadre per girone, non di tentare di scendere a 15, Luca, perché si parlava di 15. Sì, come ho appreso nel giornale, si parlava di 15 squadre. Ma che poi si devono pure trovare. Ma che, perché al momento infatti l'eccellenza ne ha 14. Infatti, no, ma so che ci sono molte domande di ripescaggio. Troina su tutti in pole position. Sì, poi c'è lo Scordia che sta ballando fra eccellenza e lì. Se mi permetti, sono due società che, come hai detto tu, ora questo è il periodo dove se ne sentono di tutti i colori, ma il cavallo buono lo vedi a strada. Scordia e Troina sono due squadre che l'anno scorso fino a gennaio non navigavano anonime. Poi il mercato di gennaio ha rivoluzionato tutto, perché appunto determinate società non riuscivano più ad andare avanti. E chiaramente chiediamo alla regia, a Fulvio Begherucci e a Isidoro Reciti di fornirci una slide importante sulle amichevoli. Perché? Perché magari attraverso le amichevoli possiamo capire il punto di vista dei nostri ospiti sulle squadre che stanno scendendo in campo. Ci sono ancora squadre che non hanno calcato il rettangolo di gioco. Umberto Cirmigliaro, l'Acragas ha perso dei fenomeni, Agatino Chiavaro, Emanuele Catania, tu li conosci abbastanza bene, e sono entrambi approdati al Siracusa. Quindi secondo te possiamo parlare di Acragas e di Siracusa allo stesso modo, l'una direttamente proporzionale all'altro, oppure parliamo che l'Agragas con Nicola Rigottari ha trovato linfa nuova? Guarda, non conosco il nuovo ambiente Agragas, anche se secondo me c'è stata poca riconoscenza rispetto a chi l'anno scorso... Ti ricordiamo anche di Baiocco e del direttore sportivo Laneri. C'è stata poca riconoscenza rispetto a chi l'anno scorso ha ucciso un campionato praticamente con una sola sconfitta in 30 e passa partita, arrivata in finale la Pol Scudetto. Il Siracusa sta facendo bene, sta facendo benissimo, sta muovendo abbastanza bene, anche se secondo me sono un po' distanti dall'Agragas dell'anno scorso, perché manca qualche pedina soprattutto riguardo agli juniors. Lasciamo lavorare chiaramente la piazza Retusea, che comunque sta iniziando bene. Beh, lì ci sono due aspetti diversi secondo me. Le Grottaglie comunque alla presentazione allo stadio ha parlato di progetto giovani, cioè di squadra che vuole cambiare volto. In realtà poi il Siracusa, che invece deve fare, è costretto a fare bene, è chiaro che compra un pacchetto quasi collaudato, no? Giocatori che gli fanno fare bene. Può questa è sempre la solita storia che si ripete, però sai, quando un Le Grottaglie si presenta allo stadio e dice: io sono venuto semplicemente perché c'è un progetto giovani, o dai dimostrazioni che togli tutti quelli vecchi, e toglierli non vuol dire che non c'è stata riconoscenza, o praticamente stai solo prendendo in giro i tifosi. Ma io credo che non bisogna troppo fossilizzarsi sulle parole, perché delle parole spesso sono parole destinate probabilmente a noi che facciamo questo lavoro. Tanto è difficile credere alla parola progetto. Progetto. Sì, progetto giovani credo che non sia una frase che voglia dire nulla. Se non prendi una squadra primavera e gli fai disputare un campionato di Lega Pro. Anche perché credo che è diventato questo. La Lega Pro ormai è un campionato primavera più evoluto. E credo che il tempo che venga, voglio dire, se mantiene un'età media di 20 anni, voglio dire. Sì, però... sì, anche perché il tempo sta a zero, se fai due sconfitte, tre sconfitte, cioè, abbiamo visto Zenga processato, certo, fatto una figura abbastanza barbina, 0-4 a Torino, però ha perso una partita. Se l'hai preso vuol dire che ci punta. Diciamo che Zenga si è preso la sua responsabilità al 100%, ma comunque quando si perde 4-0 non è solo colpa dell'allenatore. No, io credo che i giocatori ci sono, non si potevano guardare. Giocatori, 11 più la panchina in campo. Non si potevano guardare. Credo che Zenga abbia avuto il coraggio di prendersi il 100% della responsabilità, tutto qui. Poi la squadra ha il suo demerito. Luca, invece con te voglio parlare di squadre che in questo campionato di promozione qualcosa la vogliono dire. Allora, parliamo del Trecastagni, che si è fuso con lo Sporting Battiati e che l'anno scorso tu hai visto per 3 mesi fare molto bene. Poi che cosa è successo a Trecastagni lo sappiamo, si è scissa una squadra. Quello che succede, diciamo, durante un campionato in circa 6-7 squadre. Esattamente. A dicembre, diciamo, che sono tutti organizzati, dopodiché si smembra. E poi il giocattolo, come spesso, si rompe. L'ho incontrato 4 volte l'anno scorso il Trecastagni, squadra ben organizzata. Comunque la fusione penso sia stata... Come la valuti?
Perché qui si parla di fusione, ma ancora non si è capito bene i giocatori. No, diciamo che più che una fusione è uno spostamento di Battiati, Battiati a Tre Castagni, con Tringale, su Tringale, Sanzio Sabatini che si è rimesso, Luca Di Gregorio allenatore, Sanzio Sabatini direttore sportivo nuovamente. Diciamo che a Tre Castagni c'era più voglia di fare calcio rispetto a Battiati. Sì, a Battiati io credo che non si possa fare più calcio da un punto di vista strutturale. Una squadra che ha giocato ha cambiato due cambi all'interno, cioè ha concluso il campionato ritornando a Battiati. Al campo, non so quanti soldi abbia speso all'inizio per portare avanti il rinnovamento del campo, prendendo la gestione ovviamente, ne sarebbe stato il mio. Capisco adesso il sindaco quando si presentò con la frase alle elezioni una scelta di campo, l'ha fatta proprio questo. So che una scelta di campo al 100%. Ora Tringali deve andare a ricostruire nuovamente una situazione un po' disastrata. Ma in un lacardina disastrata. Ne parlavano oggi. Mancano addirittura spogliatoi rotti, le luci, proprio l'acqua che viene meno, sì, anche per irrigare il campo. Ma capisci che se non hai 7500 euro di sanzione e gli aiuti del comune diventa un burettino. Te ne vai a casa prima ancora di iniziare. Umberto Cenigliaro, Biancavilla, lo vedremo oggi all'opera con la Cireale. Invece a Cireale c'è un entusiasmo che sto vedendo di nuovo contagioso. Ora magari chiediamo a voi se è un entusiasmo strano. Dico, un po' strano. È un entusiasmo che viene da un campionato scorso abbastanza anonimo, un sesto posto. La Cireale si chiede sempre di arrivare oltre il secondo, non so se sei d'accordo. Sì. Cioè non puoi arrivare secondo, devi fare primo. La Cireale non deve assolutamente stare in queste piazze qui. Ecco. No, quindi fa parte di una di quelle società come Siracusa o Agrigento stesso che merita palcoscenici più grandi. Ecco. Biancavilla sta rodando la macchina, ancora non si sa però che campionato farà, però tu come lo valuti? Hai tanti amici che ancora non sono convinti se del progetto Biancavilla oppure li vedi diritti? Ma Biancavilla è un giocattolo nuovo, non si sa quale realtà può diventare. Ho diversi amici lì come Santo Finocchiaro, Salvo Moring, che sinceramente mi parlano bene della piazza, anche perché c'è parecchio entusiasmo. Il presidente è una persona, l'avvocato Furnari, sì, ha investito molto l'anno scorso, tra l'altro una persona competente. L'anno scorso tu li hai beccati. L'anno scorso li ho beccati 0-0 all'orazione, gli passavano loro. Le tre qua la prendono a farsa. Noi due parliamo di calcio, poi parliamo di donne. No, ma per dire, voglio dire, sì. Che vuol dire si parla bene di una piazza? Cioè, io arrivo in una piazza e si parla bene della piazza. Della piazza antistante Lorenzo Raidi, del coschetto, della chiesa, esatto. Oppure della piazza intesa come una società solida. Una società solida, organizzata, con diversi dirigenti competenti, un allenatore preparato. Abbiamo avuto Marco Alberio ospite. Sì, ci ha fatto una buona impressione Marco Alberio, perché ha parlato di calcio, di progetto giovani, di un ambiente che comunque vuole ripartire con entusiasmo. Biancavilla comunque non ha mai calcato qualcosa, diciamo, di un'eccellenza impressionante, però si sta facendo qualcosa. Il famoso progetto sicuramente. Luca invece Aci Sant'Antonio e Marco Coppa col suo Sporting Taormina, che ha preso un fenomeno in avanti, Ancione. Sì, ho visto sempre il solito. Visto certi gol di Ancione che veramente. Sì, ne ho visto uno, tra l'altro, ultimamente, che ha girato sul web. Penso se era più bello il gol che tutto il resto. Un gol. Una risultanza incontenibile. Un gran gol. Sì, vabbè, il Taormina. Ce l'abbiamo, basta cliccare Ancione. No, ma una di quelle signore veramente ha un progetto, aveva un progetto, ha tutt'oggi un progetto e lo sta portando. Ma un allenatore avanti. Come pochi. Marco, ma anche un presidente come pochi. Ti posso assicurare che poi il progetto ha un comune come poi. Faccio una domanda, Emilio, credo sarai ampiamente d'accordo. Facciamo sapere la regia che ha suonato il citofono, diciamo. Sì, abbiamo il gol di Ancione, lo vediamo. Sicuramente si sfregherà le mani Marco Coppa, che è lì in avanti. Sicuramente lui già se li sta Eccolo qua. Guarda che c'è qua, esatto. Ma
fa tutto il giro del campo 7 volte e poi va a abbracciare il presidente, prende lo stipendio, lo scambia in banca e poi anche... Questo è bellissimo, ma parlavo di un altro gol ancora. No, ma non, ce n'è veramente tanti gol. Questo fa al volo dall'altro lato. Bellissimo, quello è stato un gol spettacolare. È davvero un giocatore che lì in avanti, poi ci sono anche lì Rasa, ci sono anche dei giocatori affermati, ha preso... Rasa, Urso, trovato. Urso, trovato. Si può fare bene a Taormina. Oserei dire grande gruppo. Ecco, la domanda è questa, secondo te lì c'è la serenità anche per progettare bene, cioè non c'è quell'assillo no, perché che alle volte ti fa bene. È stato impostato tutto dalla come una famiglia, come un puro divertimento. I ragazzi, nonostante ogni anno hanno l'obiettivo di vincere il campionato, non sentono assolutamente questa pressione, quindi questo credo sia già importante per un giocatore, non sentire la pressione del risultato finale. Aggiungo anche Filistad, che è un giocatore che lì dietro garantisce una bandiera per Taormina sì, anche per Giarre sostituisce Campanello. Ha giocato a Giarre, io sostituisce Campanello. La sorella è stata l'una mia, quindi ti lascio immaginare. No, Fabrizio lì dietro devo dire che meritava secondo me una carriera anche più importante, forse si è trovato in squadre che spesso non l'hanno assecondato, però un buonissimo difensore ottimo centrale assolutamente. E invece di questo Torino che balla, Umberto, che cosa ne vogliamo dire? Balla nel senso che i progetti sono importanti, c'è ormai da 6 mesi abbondanti un seguito, è ritornato il pubblico, quello che Torino forse merita, e non si sa, ma è sicuro al 99,9 che parteciperà in eccellenza. Sì. Un pubblico appassionato di calcio, non è facile trovare una tribuna così piena tutte le domeniche. Dispiace per un altro amico, Marletta, che ha rotto i crociati durante la preparazione. Gli auguro un forte in bocca al lupo. Io direi che Emilio, questi sono i migliori auspici chiaramente per piazze così che in questo momento oscillano tra il campo, tra l'eccellenza e la promozione, augurando ovviamente loro le migliori felicitazioni. Emilio. Sì, no, pensavo a un titolo che stava uscendo quando una volta il Troina fece un sacco di vittorie consecutive, abbiamo supplicato il direttore a non far uscire quel titolo, alla fine l'abbiamo scongiurato, ve lo dirò a microfoni spenti. Sentite un po', chiudiamo con questo famoso borsino delle amichevoli, dai, Fulvio e Isidoro, e commentiamo e diamo dei risvolti, degli esiti, vediamo un po' se ci azzecchiamo, io me li ricorderò e ne parliamo... Tra 10 giorni vediamo un po' che sta per arrivare la grafica. A che ora potremmo sapere questa situazione dei ripescaggi? Ci sarà un comunicato? Penso che già forse è stato fatto qualcosa, si attende semplicemente ma di solito sì, intorno alle 17 ci sono i comunicati, quindi ancora oggi ci sia una cosa preliminare, non preliminare, perché si può fare anche la richiesta di ripescaggio sulla... Di reclamo sul ripescaggio, sì, perdono. Esatto. Ma il ripescaggio quindi sono delle carte, cioè c'è qualcuno che ripesca oppure delle carte che praticamente... C'è una graduatoria. Oggi valutano quante proposte ci sono state di ripescaggio e da lì vedono quante squadre... Hai detto bene, tipo Champions League quando fa il sorteggio. No, politicamente credo che valga molto quanto tu... Cioè politicamente, più che altro a livello di storia, di calcistica, di blasone, di vittoria di campionati. E poi politicamente. Dai, diciamolo pure. Allora, vediamo la slide. Allora, oggi c'è Sicula Leonzio Agragas. Vabbè, che partita vi aspettate, ragazzi? No. Vabbè, poi ve la racconteremo. Come? Ve la racconteremo poi, chiaramente. Dai, stiamo parlando di diverse categorie di... Come vedi la Leonzio di Catania? Vabbè, la Leonzio ha allestito un attacco di tutto rispetto con Salvuccio, Nicolosi, Frittitta, voglio dire, sono nomi importanti per la categoria. Poi è Carbonaro lì davanti. È Carbonaro. Dietro a Alfio, Juniores di abbastanza pronti, in mezzo stanno messi bene. Io la vedo una protagonista quest'anno. Senti, invece Luca, che cosa ne pensi soprattutto di questo triangolare Biancavilla-Belpasso-Adrano? Cioè, intanto le squadre, il triangolo, sì, Biancavilla, come diceva il mio amico Umberto, è una squadra tutta da scoprire. Abbiamo visto comunque gli acquisti che ha fatto. Ci sono 5 innesti importanti, ha un'intelaiatura. Angelo Ligandri, che tra l'altro è stato preso da qualche giorno. La squadra sembra competitiva. Il Belpasso ce l'abbiamo qui, ma sappiamo veramente forte, di cosa stiamo parlando, a parte i progetti, la società, la nuova società che conosciamo benissimo, specialisti in
in promozioni, hanno preso tutti i giocatori di categoria superiore. Peppe Viglianisi, Vincenzo Montella, Davide Oliveri sono rimasti i migliori, forse l'unico appunto alla dirigenza, ma sono sicuro che sapranno fare meglio alla ricerca di un numero 9 che in questo momento che manca, no, ma che arriverà, credo che arriverà ben presto. L'ultima cosa, se siete d'accordo prima di chiudere, promozione girone C vi potrebbe interessare a tutte e due, siete d'accordo a Cisant'Antonio, Adrano, Belpasso, Camaro, Rialaci per la vittoria del campionato? Guarda, io tocco ferro, mi accontenterei di una tranquilla salvezza o massimo un playoff. Però troppa diplomazia, che falsità, però non vorrei avere escluso Città di Messina, Ionica, Messana, Pistolina, Promende, ma ste messinesi stanno, ci sono? Ma storicamente sì, storicamente ci sono sempre state, sono dei campi tosti dove andarsi a misurare ogni domenica, campi dove non è chiaramente un discorso geografico, una superficie di pubblico, piazze difficili dove andarsi a misurare. Quello è quando scendi dall'autobus e entri in campo, già ti trovi delle persone che te ne dicono di tutti i colori, non ti dicono quanto sei bello tu o portiere, ma te ne dicono. Queste comunque sono previsioni, per quanto mi riguarda ti posso dire che se ci fossimo trovati l'anno scorso davanti a questo foglio, lì avevamo il Sant'Antonio, San Gregorio e le varie squadre che invece siamo ritrovati, a parte lo Sporting Taormina, Ionica, tutte le squadre lì, parte. Lì davanti, quello è stato un campionato molto 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 strano. Allora, vedrà, come si dice. Dicevamo, Luca, che potrebbe essere un campionato dove vi incontrerete, ma ancora non è nemmeno sicuro. Certo. Qualora fosse il girone D per voi, chi ti preoccupa di più? Io ti posso ipotizzare che le ragusane sono pericolose, cioè la new team e anche il Ragusa stesso, perché è sempre una prima squadra di città e potrebbe allestire qualcosa di importante. Poi io ti suggerisco Santa Croce e Palazzolo. Sì, diciamo. Oltre che all'Atletico Gela, quelle che si conoscono. Palazzolo ci aspetta anche il ripescaggio. Ecco, sono quelle che si conoscono, dove gli organici si conoscono di più. Per il resto l'Atletico Catania, per esempio, è sempre una piazza importante, anche se fino ad oggi non si sa bene l'organico, però diciamo che il girone è tosto. È tosto, sì, molto. Però è meno tosto dell'anno scorso. Sì, sicuramente, mancando Leonzio, Gela. E poi anche altre squadre che poi si sono rese più competitive strada facendo. L'Atletico Gela l'abbiamo scoperto. Esatto. Ma comunque poi si sa, una squadra un anno è organizzata, purtroppo per i problemi che parlavamo prima economici, l'anno dopo è tutto l'opposto, quindi staremo a vedere. Benissimo, Luca Taormina, grazie della disponibilità, gentilissimo, ci vediamo presto, in bocca al lupo per la preparazione. Grazie. Del Real Città di Paternò. Grazie, salutaci a Busetta. Salutaci la Lucertola. La Lucertola che sta in tasca. Ma lui lo sa questo soprannome? Ma penso di sì. Oggi sarà la prima cosa che gli dirà. A Giarre mi hanno detto che lei ha la Lucertola in tasca. Benissimo. Per la fortuna, naturalmente. Benissimo. Umberto Cinigliaro, grazie, ovviamente, in bocca al lupo per il proseguo, a Belpasso, il presidente Minervini e dei tanti amici di dirigenti, Francesco Spampinato, Sergio Franceschini e via discorrendo. Grazie mille, ovviamente. Grazie Francesco, oltre ad essere anche bravo Busetta, perché ricordiamolo, insomma, ha rilanciato una piazza come Catania quando sembrava tutto perso, quindi esatto. Prendiamo anche la parte seria del discorso. Beh, direi, ci vediamo giovedì. Ci vediamo giovedì prossimo? No, ci vediamo tra 48 ore, se sei d'accordo. Sì, d'accordissimo, giovedì prossimo, vabbè, questo qui sicuramente. Grazie a Francesco Casicci e ai nostri ospiti, come News Today noi torneremo domani, come al solito, dalle 14 alle 16 quotidianamente. Naturalmente vi lascio con Cristina Ruffino e i programmi di Universal TV. Ciao, alla prossima. Grazie ancora, alla prossima. Grazie.